Dunque, come da richiesta, gentilissima, fatto la taratura del nano VNA, facciamo la taratura del dipolo, semplicemente per la banda dei 40 metri, ma tanto è uguale. Allora, io ho già preparato il mio dipolo, ho collegato due fili di lunghezza superiore ai 10 metri, perché seguo la regola, si fa sempre prima a tagliare che ad aggiungere. E iniziamo. Allora, va bene, collego il cavo coassiale. Lo srotolo a modo perché non è una corda del bucato. Solleviamo il palo. Dunque, nella taratura è importante l'altezza del vertice. Io ho la canna da pesca che ho considerato quella della DXY, palo compatto. Io ho considerato un'altezza di 4 metri e mezzo. E io taro l'antenna su un'altezza di 4 metri e mezzo, che è quello della mia canna da pesca. Variando l'altezza, varia anche la taratura. Quindi adattatevi. Metto due picchetti che non sono altro che due vecchi cacciaviti declassati a picchetti. Vado a prendere la cesoia che mi sono dimenticato, zionca. Prendo il nano VNA, l'antenna montata, collego il mio cavettino alla porta 1. Stilo, recal, no, tu dove vai? C'è neanche di soldi te. Allora, da 705 a 72, perfetto. Allora, vedo subito che l'SWR in questo campo mi misura 4,3. L'impedenza lasciamo perdere. Allora, tanto per avere un'idea, cambio lo stimulus start. Ho sicuramente lasciato il cavo più lungo, quindi metto 6 MHz. E infatti, possiamo aprire una broadcast. Allora, è centrato a 6.700. Io direi che c'è un po' da tagliare, però tagliamo con calma. Ok, il taglio fatto, questo è il primo taglio. Mi raccomando, tagliare in modo simmetrico, se no non ci saltate più fuori, spiellate di cervello. Allora, in questo momento, dopo il primo taglio fatto, è passato a 6.800, 6.900. Consideriamo che ho tagliato 13 centimetri. Quindi io adesso faccio un altro taglio circa di 10 centimetri e dovrei incominciare ad avvicinarmi. Ovviamente devo spostare i picchetti. Ok, secondo taglio fatto. Vediamo un po' adesso dove è centrata. Quindi adesso faccio una cosa. Torno in quello che era la mia taratura, back. Recal, perfetto, bene. L'impedenza è già giusta, 51 ohm, però l'SWR lasciamo perdere. C'è ancora da tagliare un pochettino. Ecco, adesso bisogna tagliare a modo, non 10 centimetri per volta. Facciamo.
altri 3 centimetri circa. Allora, 7050 in queste condizioni ho 1,1, però ovviamente a fine banda ho 2,2, devo ancora tagliare. Va ancora tagliato, ci mettiamo a centrobanda. A centrobanda al momento ho 1,48, 1 a 1,48, ma bisogna tagliare. Però adesso vado a prendere due pezzi di termoretraibile, perché non blocco il cavo con un nodo, ma lo richiamo dentro l'isolatore e lo blocco col termoretraibile. Allora, dunque, siamo centrati a 7108 con un SWR di 1,1 e impedenza 49. Andiamo un po' a vedere a fine banda cosa fa. A fine banda abbiamo SWR 1,6, 1 a 1,6 e impedenza 48. Io mi metto una penna, faccio l'indiano e lascio tutto così. Fatto, io direi che potremmo anche provarla. Ho preso lo Xegul 6100, che almeno non devo portare fuori anche la batteria. Ah, mi metto il berretto perché l'aria è cruda. Facciamo un giro, volume, ok. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP. E allora mi conferma Z4 VQS, è giusto? Perfetto Roger, grazie per l'italiano. Il tuo rapporto 5,9 più 10, 5,9 più 10 reali, QSL? Grazie per il report reale, da me veramente si muove. Pensavo prima che il skip era un po' più corto, verso 300 o 400 al massimo, ma dipende un po' dall'azimuth, dall'angolo del tiro. Umberto, sono la zona qui vicino della Svizzera e della Germania, se vuoi una registrazione un po' so anche farla. Roger, guarda, allora qui ti passo le mie condizioni meteo, poco nuvoloso, poco ventoso e la temperatura intorno ai 5-6 gradi, insomma si riesce a stare fuori anche senza giacca, sono con un maglioncino e il berretto, visto che i capelli sono un pochettino corti. Ok, ti ringrazio, grazie per questo QSO, grazie per il rapporto e la registrazione, poi ti manderò la tua. 73 e buon fine settimana che ormai è alle porte. Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra per Francia 5 November Papa Kilo. Sì, non dimenticare che sei QRP, sei tutte 4 queste QRP. Alessandro, riprende la F5 nella picata. E guarda, i capelli sono anche corti qui, e corti qui, sono pronto, no? Ma nelle prossime 10 minuti vado a che in campagna, abito qui in campagna, fa bello, il treno più una giacca, ma vabbè così, ti incrocio le dita, in bocca al lupo quando riguarda la tua attivazione Alessandro, le tue condizioni QRP, buon proseguo del pomeriggio e per ti auguro anche un buon inizio della fine settimana. Z4 VQSF5 NPK, tra poco. Ciao, grazie, 73.